però con la faccia girata verso il finestrino. A me sembra una barzelletta. Giusto o no, io cerco di fare prevenzione da sola. È strano questa cosa qui, del riguardare dal finestrino. Per che cosa? Boh, io non lo so. Non vedo proprio l'utile della cosa. Io l'ho già fatto da sola, da quando ho iniziato a riprendere il pullman, guardo verso il finestrino, non mi rivolgo mai verso le persone. Mi sa che nessuno lo fa, non da sempre. No. Io entro sulla metro, a parte che quando è piena la metro io non entro mai. Un'altra cosa, comunque, sono sempre vicino alle porte, in modo che se si riempie un po' troppo e vedo delle cose che non vanno, vado giù, esco, ok? Però comunque non c'è, nessuno rispetta le regole, mi spiace. Però non è fattibile per tutti, perché quando il pullman è troppo pieno ovviamente non si può, se non hai gli spazi non puoi. No, vabbè, poi adesso in questo periodo bisogna anche considerare il caldo, sai, se i finestrini sono aperti prendi l'aria. Ma l'idea è buona, così sta un po' di più, bisogna accettare perché... come dire, accettare per migliorare le cose, non contestare, bisogna stare dietro alle regole, aiutare chi decide, perché sennò non si va più avanti. Per me è una novità questa cosa qui, non lo so proprio, e io viaggio sempre sul pullman, sono una buona... No, non guardo niente proprio, io guardo solo davanti, qualche volta può succedere così per distrazione, ma non di guardare proprio. Sì, è possibile. Non mi sembra che sia una cosa grave e che sia possibile. Bello lo stesso, però praticamente non accetto questa cosa, che praticamente vicino a me ci deve essere qualcuno che io non so cosa c'ha. Ecco, io la penso così. Non cambia niente. E non credo che cambi neanche con il discorso di queste mascherine, perché comunque ce l'ho io. Adesso io la metto quando vado all'aperto, non riesco a tenerla perché fa caldo. Però se sono vicino a delle persone comunque... indosso la mascherina, o se entro in un negozio, in un bar, da qualsiasi parte. Comunque il discorso della mascherina, questa non serve a niente, perché ce l'ho io, lei non ce l'ha, tanto vale che devo proteggere un po' io lei e a me chi mi protegge. Penso sia una cosa inutile, cioè nel senso fare una cosa del genere, anche perché io che prendo l'autobus ogni giorno, la gente sale, anche se dicono che bisogna tenere la distanza di un metro, quando è impossibile tenerla, quindi... Anche questa cosa di guardare il finestrino mi sembra una cosa impensabile. Mi sembra un'idea bizzarra, perché il virus vola nell'aria, in tutte le direzioni. Non importa se io mi giro verso sinistra o verso destra. Non so, mi sembra un'idea strana.